Sono vent'anni che il mondo occidentale ed europeo, e non solo europeo, è assalito da queste paure. E la paura è poi una pessima consigliera se non viene razionalizzata e se non c'è una comunicazione che ne spiega bene le cause, senza rimuoverla, perché le ragioni dell'insicurezza e della paura sono anche oggettive, ma se c'hai forze politiche che su quello fanno leva, lungi dal razionalizzarle e dal governarle, alla fine la situazione che si determina è quella che stiamo vivendo, in cui un discorso critico che problematizza le cose, che non dispone di alcuna verità contro un'altra verità, ma mette in discussione questa verità ufficiale, no? E cerca di vederne le contraddizioni, i problemi, cerca di porre domande che si fondano su dei dati, su delle analisi. Ecco, alle questioni così rilevanti proposte, non so, da Bizzarri, cosa risponde la scienza medica? Non risponde. E qui non sono io che ne parlo, è un grande medico che le pone le questioni, ma sono due, tre. La stragrande maggioranza le evita oppure le demonizza a priori, no? Siamo arrivati al punto che un premio Nobel di medicina come Montagnier qui in Italia non è detto che è un povero rincoglionito. Le ragioni di questa situazione, le sapessi le ragioni di questa, io non sono un dietrologo, non so. Si lega anche questo ad una corrente generale di riorganizzazione del nostro sistema di governo, come qui hanno detto Preterossi, come qui ha detto Giorgio Agamben, eccetera, a una deriva complessiva nella forma di governo, per cui la forma di governo democratica si sta sempre più trasformando in un sistema tecnocratico, economico, politico, dove tutte queste funzioni vengono a integrarsi tra di loro, cioè l'essenza della democrazia, che era quella di una distinzione tra poteri, in cui ognuno poteva anche essere il controllore dell'altro, l'alternativa all'altro, la contraddizione all'altro, questo sistema sta venendo meno, cioè tutti i veri poteri, tecnico, scientifico, economico, politico, stanno rinserrandosi in uno. E questo è il punto, no? Questo è il punto, che se non comprendiamo il significato di questa tendenza, che è generalizzata, insomma, perché non questa tendenza è anche diventata una tendenza dell'opinione pubblica, perché importanti indagini sociologiche ci dicono che la maggioranza dell'opinione pubblica dice: ma cosa ci sta a fare la politica? Ci vogliono i tecnici, gli amministratori, la politica, cosa ci sta a fare la politica? Ci vogliono gli scienziati, i tecnici, gli amministratori, punto. Nuotare controcorrente, quando le correnti sono così impetuose, bisogna essere dei salmoni mica da niente. No, ma le forze populiste sono l'altra faccia della medaglia. Le forze populiste, oltre alla loro irragionevolezza di pensare di poter contrastare un processo di globalizzazione che va governato in un certo modo, ma non puoi contrastarlo in assurdo, poi cosa sono? Loro alimentano e vivono alimentando altre paure, altre emergenze. Cosa faceva Salvini? Se non, la mia emergenza è l'immigrazione, la mia emergenza è questo, e la mia emergenza è quella sanitaria. Ma è la stessa cosa. L'Europa, come ha affrontato l'immigrazione a spezzatino, ognuno con le proprie idee, cercando disperatamente di tirarsi fuori dai pasticci, così adesso ognuno ha affrontato poi l'epidemia a modo proprio, e adesso è così, perché in alcuni paesi non c'è più nulla, in altri quasi niente, in altri come da noi c'è ancora lo stato di emergenza. Quindi che politica unitaria europea c'è stata sulla pandemia? Ma dove? Ho detto con chiarezza, adesso va bene, siccome ci sono ancora dei contagiati eccetera eccetera, riproporremo lo stato di emergenza. Andrà avanti fino a marzo, e dopodiché c'è ancora un contagiato, e andranno avanti ancora. Anche se è anticostituzionale. Anticostituzionale, possono riproporlo lo stato di emergenza per altri 12 mesi, e finito questo ne propongono un altro. Ma la giustificazione è che c'è ancora un malato di Covid. Dipenderà da loro, siccome non te lo dicono qual è il parametro in base al quale lo stato di emergenza finisce. Perché era chiaro se c'è un terremoto quando finisce il terremoto, o se c'è un'inondazione quando finisce un'inondazione, ma se qui il problema dell'emergenza è che c'è il Covid, è chiaro che possono dire che c'è l'emergenza perché c'è un malato di Covid, e che ne so io.
Non lo dicono, non lo dicono. Ma certamente non c'è nessuna opposizione su questa prospettiva, se non una parte dell'opinione pubblica che cerca di ragionare, e una parte, ahimè, contraria a queste cose, ma in forme tali da fare male all'obiettivo di discutere seriamente delle strategie contro il Covid, perché capisce bene, quando c'è una manifestazione di sciagurati idioti che vanno a manifestare contro il Covid vestiti da deportati di Auschwitz, questo è fine. Non è un'esagerazione, è una idiozia selvaggia, ignobile, e nello stesso tempo però che ti tacita, dopodiché è chiaro, tu parli e ti dicono tu sei con quelli che sono andati in giro vestiti da deportati, e tu te la becchi lì, hai capito? Quindi ci sono alcuni che fanno di tutto per dar ragione a quelli che a mio avviso non l'hanno. Creare un coordinamento forte tra le persone che hanno qui oggi parlato a Torino, con relazioni molto documentate, molto articolate, molto razionali e anche ragionevoli, facilmente comunicabili, fare un coordinamento con queste persone che parlino da una piattaforma comune, da siti comuni, e vedere di far crescere un'opinione pubblica la più ampia possibile, cosciente dei problemi, non che ha la soluzione, ma cosciente dei problemi.